In tema di responsabilità della pubblica amministrazione per i danni da insidie stradali, uno dei principali nodi da sciogliere è rappresentato dalle strade statali, laddove la notevole estensione del bene, la sua collocazione fuori dalla perimetrazione urbana e la destinazione ad un uso generalizzato da parte dell'utenza, sono certamente circostanze che rendono estremamente difficoltoso riconoscere in capo al gestore quella concreta possibilità di esercitare il potere di controllo che è presupposto essenziale per l'esistenza di un rapporto di custodia e pertanto per affermare l'applicabilità dell'articolo 2051 del Codice Civile. La fattispecie speciale di responsabilità disciplinata dall'articolo 2051 del Codice Civile è comunque applicabile al gestore della strada pubblica, anche se di notevole estensione, nel caso in cui risulti che, in concreto e nel momento storico, era oggetto di custodia. In altri termini, l'ente gestore è da ritenersi custode nel caso in cui l'evento dannoso si sia verificato allorché l'ente stesso stava in concreto esercitando un potere di fatto sulla cosa. E così è stato nel caso di specie. Un automobilista ha perso il controllo del proprio automezzo a causa della presenza di ghiaccio sulla carreggiata, nonostante il gestore ANAS, in conseguenza delle precipitazioni nevose, si fosse attivato per eliminare lo strato di ghiaccio che si era formato su quel tratto di strada, senza tuttavia riuscire a risolvere il problema. Il gestore non ha provato di aver fatto tutto il possibile per provvedere alla funzionalità della strada e quindi che l'evento dannoso sia da imputarsi al caso fortuito.